mai senza l'ombra. Siamo nuovamente al Focolare Veneto e a racconti di cibo e tradizioni. Oggi parliamo del secondo piatto, un secondo piatto particolare che vede un'insalatona, ma un'insalatona fatta con gli ingredienti dell'antichità. La lingua salmistrata. La lingua salmistrata è un piatto che nasce nei tempi e che veniva preparato in questo modo con il salmistro, che è quella sostanza che si usa anche per conservare i salumi, proprio per conservarla più a lungo. La lingua del manzo, che è una parte che di solito veniva scartata, che dovrebbe venire scartata come le frattaglie, invece diventava un sapore ricco e gioioso. Poi, presa la bellezza del lesso piemontese, i Veneti l'hanno fatta diventare una delle pietanze che usano a mettere nei loro piatti. La lingua ha un gusto molto intenso e bello, anche perché come parte di frattaglia è una delle poche ed è la più grassa, una delle poche grasse. Se voi pensate il fegato, il cuore, il cervello, i reni, nessuno è grasso. La lingua invece ha una parte grassa. Grasso cosa significa? Gusto, dolcezza, morbidezza. La lingua va cotta lentamente, ma rimane un gusto dolce e stupendo. Qui Amedeo l'ha abbinata di un'insalata molto particolare con l'uva. Ecco che va a compensare la dolcezza della lingua con la durezza e l'asprezza di un acino d'uva. L'acino d'uva che noi troviamo dolce, ma contemporaneamente granuloso, e poi una salsa che lui ha aggiunto quasi a contorno, ma che gli dà un sapore stupendo, una salsa fatta con lo yogurt, la senape e la soia. Una salsa stupenda che va a corollario di questa insalata, che diventa stupenda. Ma ci facciamo raccontare da Amedeo questa ricetta. Sì, beh, l'ingrediente principale è la lingua salmistrata, come diceva Michele. La lingua salmistrata bisogna cambiare l'acqua almeno un paio di volte durante la cottura, perché proprio perché ha i sali nitrato e molti aromi, tende, essendo che deve bollire a lungo, tende a essere troppo salata alla fine. Quindi bisogna farla lessare per la prima ora. Poi metterla in un'altra casseruola con altra acqua in ebollizione salata, senza quindi fare escursioni termiche, ma passando da un'acqua in bollore all'altra, perché la prima acqua è già molto salata e quindi la si passa nella seconda acqua in ebollizione, in modo da farle perdere ancora un po' di sale. Alla fine, dopo circa 2 ore e mezza, 3, la lingua è cotta e ha questa consistenza gelatinosa. Diventa un ingrediente straordinario, straordinario. Io non ho altre parole per definire la lingua salmistrata, lessata. E quindi qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo preparato un'insalata gentile con dei filetti di carota e de degli acini d'uva tagliati a metà. E poi abbiamo aggiunto la lingua salmistrata lessata, ancora tiepida, e abbiamo preparato questa salsa con lo yogurt intero, lo yogurt bianco intero, olio extravergine d'oliva, senape, e noi abbiamo messo un po' di salsa di soia, ma si potrebbe mettere anche un po' di Worcester sauce, è per un po' per ripristinare il vecchio garum latino, ecco, e per dare questa sensazione di salsa aromatico-acida. Chiaramente va presentata in tavola così, l'ospite poi sarà lui che se la gira. E provatela perché questa è un'insalata, secondo me, geniale. Può essere sostituita l'insalata gentile con un altro tipo di insalata. Ad esempio, io spesso uso anche l'endivia belga, perché la taglio sottile come la lingua, insomma. Ecco, però
un'insalata di base ci vuole, così come ci vogliono i filetti di carota. Dopo, ragazzi belli, ognuno di voi può crearci qualcosa intorno. L'importante è che ci sia questo connubio straordinario fra uva e lingua sagnistrata. Dopo il resto è un po' da contorno. Bene, e ovviamente essendoci un quinto quarto, il vino più consigliato è un vino rosso. Noi continuiamo dal risotto della scorsa puntata che aveva un Cabernet, continuiamo con questo Cabernet e ce lo facciamo raccontare da Tommaso. Allora, questo è un Cabernet, quindi un vitigno internazionale. Noi come azienda stiamo sposando più la coltivazione di vitigni autoctoni, però continuiamo a mantenere il Cabernet perché è un vitigno che comunque si è sposato bene con il nostro terreno, con il nostro territorio, e con un sottosuolo roccioso per cui riesce a sviluppare al meglio le sue caratteristiche. È un vino che fa anche un affinamento in botte di rovere, però utilizziamo botti esauste perché non prenda troppo da legno, ma insomma che si maturi con una microossigenazione. E niente, anche questo essendo un vino della fattoria sociale, è un vino che oltre ad essere buono e importante, è un vino che racconta storie di persone. Bene, e io direi non ci resta che assaggiare questa stupenda insalata. Vi ricordo che Tommaso è una fattoria sociale. La fattoria sociale, come ci raccontava Nereo, che abbiamo già conosciuto nella puntata precedente del Focolare Veneto, nasce e va a raccogliere fondi per il sociale, quindi anche tutti i prodotti di questa fattoria sociale servono per aiutare le persone. Il Focolare Veneto vuole mettere in evidenza le eccellenze che la nostra terra, il nostro territorio ci porta ad assaggiare tutti i giorni. E una di queste eccellenze è proprio questa insalata con la lingua sagnistrata e l'uva. Grazie a tutti e non mi resta che andarla ad assaggiare perché vi assicuro che sono qua. Che non vedo l'ora. Stupenda. Questo tocco che a me piace del senape è stupendo, la freschezza della verdura che irrompe, la bontà del grano d'uva e per finire un goccio di cava. Ciao a tutti da Racconti di Cibo e Tradizione.